Alcune patologie respiratorie ora si possono curare anche grazie alle terapie innovative come l'utilizzo degli anticorpi monoclonali. È stato questo uno degli elementi più significativi scaturiti dalla 28ª edizione delle giornate di allergologia e di pneumologia che, svolte dopo un anno in presenza presso l'Hotel Summit, hanno trasformato Gaeta per 2 giorni nella capitale italiana del respiro. Le giornate di quest'anno, organizzate come sempre con dovizia di particolari dal suo presidente e direttore scientifico, Ermanno Kugler, ha dedicato una seguitissima sessione multidisciplinare alle gravose problematiche sul tappeto legate al Covid e al post-Covid, che di fatto hanno inaugurato nuove frontiere nella lotta e prevenzione di specifiche patologie respiratorie. Tra queste hanno meritato l'intervento di numerosi illustri relatori presenti l'asma bronchiale allergica e la BBCO, che è considerata la terza causa di morte in tutto il mondo e pertanto provoca costi di gestione molto impegnativi e onerosi. Abbiamo parlato molto dell'asma grave resistente alle terapie, e invogliando anche molto la collaborazione dei medici di medicina generale a sapere individuare i pazienti che hanno questa sindrome e evitare terapie sbagliate come il dannoso cortisone. Il convegno inoltre ha evidenziato come chi sia stato affetto dal Covid è ancora alle prese con gli strascichi derivanti dal virus. Molti pazienti che hanno avuto questa malattia, nonostante sintomi minimi, dimostrano problemi di affanno, facile affaticabilità e tanti altri sintomi che si manifestano anche in soggetti che non hanno avuto una malattia grave, e quindi questi vanno individuati con particolari indagini che noi svolgiamo nei nostri servizi di pneumologia, molto semplici, però in grado di mettere in evidenza questi pazienti per provvedere poi alle opportune terapie.